E ciao a tutti qui da WFC, Kelvin Amiens, il difensore ormai possiamo dire ex Tolosa, ha trovato un accordo con lo Spezia e al club viola del Tolosa andranno 3,5 milioni di euro più bonus. È stato fortemente voluto da Thiago Motta, un giovane molto interessante del campionato francese. Nel giro della nazionale, under 21 francese ormai da molto tempo. Il terzino destro classe 98 era stato cercato anche dalla Sampdoria, ma ha raggiunto un accordo per 5 anni di contratto con lo Spezia. Ma chi è Kelvin Amiens? Può far bene allo Spezia in Serie A? Scopriamo insieme le sue caratteristiche e carriera, ma prima di partire, mi raccomando, lascia un commento qui sotto su quello che pensi di questo affare, iscriviti al canale per vedere altri video come questo e non solo, e vai a vedere nel link in descrizione Fantacalcio Pro. Kelvin Amiens Adou è nato a Tolosa l'8 febbraio del 1998. È un calciatore francese cresciuto nel vivaio della squadra della sua città. È sempre stato un terzino destro, molto veloce e fisico sulla fascia. Già da piccolo ricoprivo questo ruolo egregiamente, con grandissime doti fisiche, come vi dicevo, da sempre nelle nazionali under francese, essendo un pilastro ed esempio per tutti, sia dentro che fuori dal campo. Debutta in prima squadra nella stagione 2016-2017, a soli 18 anni, diventando già a dicembre titolare fisso e non lasciando più il posto a nessuno fino ad oggi. È un terzino di spinta, forte fisicamente, con 180 cm per 78 kg. Può coprire tutta la fascia, sia in spinta, come vi dicevo, con grande velocità e potenza, sia in ripiego difensivo, con un ottimo tempismo di gioco. Giocatore duttile, che sa ricoprire bene gli spazi, è bravo nei contrasti, infatti può anche giocare nel ruolo di difensore centrale. Nell'ultima stagione di Ligue 2 ha segnato 4 gol e fatto un assist, perciò ha anche la capacità interessante di colpire le difese avversarie. Ha imparato questo nel tempo e sta crescendo da questo punto di vista, con una forte conclusione con il destro. Manca un po' di tecnica e visione di campo, ma con l'aiuto di Thiago Motta può crescere ulteriormente ed essere ancora più incisivo in fase d'attacco. Possiamo dire che ormai il giocatore ha una buona esperienza sulle spalle. I suoi numeri parlano chiaro: 156 presenze tra campionato e coppe con 5 gol e 5 assist, più 16 presenze e un gol con la nazionale under 21. Prende pochi cartellini, solo 18 in carriera, con contrasti netti, sempre in anticipo e nel caso servisse anche ci mette pure il fisico. Bravo nei duelli corpo a corpo e bravo anche nel contrastare gli avversari. Non si fa superare facilmente visto la velocità e ha anche una cattiveria in più rispetto alla media dei giocatori. Vuole cambiare aria, vuole giocare in un altro campionato e mettersi in gioco altrove, e la Serie A sembra il luogo giusto per lui. Dovrà ambientarsi in un campionato nuovo, ma con le caratteristiche che ha, sembra non aver difficoltà nell'imporre il suo gioco anche in Italia. Poi è ancora molto giovane e potrà fare anche una plusvalenza importante allo Spezia, che in queste ultime stagioni ci ha sempre sorpreso. E tu? Cosa pensi di questo nuovo acquisto dello Spezia? Può far bene in Serie A? Mi raccomando, lascia un commento qui sotto, iscriviti al canale per vedere altri video come questo e non solo, e vai a vedere nel link in descrizione Fantacalcio Pro. Ci vediamo presto qui da Abel AFC. Ciao ciao!